Eccoci qua, buona giornata, benvenuti. Oggi lunedì 8 maggio, inizia il programma Filo Diretto che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno, a mezzogiorno e 30. È un programma fatto soprattutto delle vostre telefonate, per cui vi chiediamo di mettervi in contatto direttamente con noi e con tutti coloro che sono in questo momento alla visione di questo programma. Il numero è 0131 23 10 92. Io mi chiamo De Vinci e vi accompagnerò in questo spazio. Spero che i telefoni siano già funzionanti e caldi. Volevo solo dire che oggi è una giornata che è piuttosto importante, diciamo, per tutta l'Europa. Dopo le rivoluzionarie giornate della Brexit, ovvero del referendum che ha portato fuori l'Inghilterra dall'Europa, ieri abbiamo visto l'elezione, abbiamo avuto l'elezione di un nuovo presidente in Francia, da sottolineare presidente molto giovane con molte idee, ma europeista, quindi due tendenze diverse di cui avremo modo di parlare. Sentiamo la prima telefonata però, pronto? Signor Vinci, qua sono Buongiorno. Angelo da Michelino e vi auguro buona settimana di lavoro. Grazie, grazie a lei e Allora, signor altrettanto a Vinci, tutti. io sono sempre polemico, però in Francia ha vinto Macron, quindi festa di qua, festa di là. In Italia c'è anche, anche il nostro ex presidente del Consiglio ha festeggiato. Comunque, quello che volevo dire è che noi diamo soldi alle banche, diamo soldi all'Alitalia, a me, ai pensionati con 37-38 anni di lavoro che siamo andati in pensione qualche anno fa, decurtano la pensione e va tutto bene. Quindi, però c'è una cosa, il Toro ieri è momento vincere con la Juve. E lì, anche lì l'arbitro ha fatto in modo che segnasse la Juve per pareggiare. Buona giornata. Grazie, grazie, buona giornata a lei. Probabilmente tra poco metteranno anche la par condicio per il calcio, perché in effetti ci sono situazioni che hanno un po' scandalizzato tutti. Può essere una combinazione sportiva, come potrebbe essere una specie di favoritismo nei confronti di una squadra che vince sempre oltre il limite, diciamo, oltre i 90 minuti regolamentari. Sembra quasi che si aspetti che finalmente arrivi al gol. Questo è successo per la Juve e il Toro, ma questo, diciamo, è altrettanto motivo di scandalo un po' ad Alessandria per come è finito il campionato con la promozione diretta in Serie B della Cremonese, con tanto di colpi di scena alternarsi che sembravano già scritti da un autore di gialli nell'ultima partita che hanno fatto appunto i grigi, che ha fatto la Cremonese, dove prima perde, poi va a vincere, noi il contrario. Va bene, sentiamo, pronto? Buongiorno, signor Vinci, sono Manuel. Buongiorno Manuel. Le auguro buon inizio settimana a lei e a tutta la Grazie, direzione. grazie. Niente, ha appena anticipato quello che volevo dire io. Sabato c'è stato il thrilling proprio. Ma secondo me sa cos'è? Io credo in poche cose, credo in quello che vedo, però credo anche nel destino. E secondo me sabato il destino ci ha voluto mettere lo zampino, ci ha voluto prendere per i fondelli. E ci ha dato la ciliegina sulla torta amara, indigesta. Nel senso, come dire, ve la siete giocata male il campionato che l'avevate già vinto, ve lo siete perso, adesso vi do l'illusione, infatti per 20-25 minuti ci ha dato l'illusione, diciamo che abbiamo assaporato quello che avevamo nostro, no, nelle nostre mani, ci ha fatto assaporare per 20-25 minuti come l'aria della Serie B, Sì. salvo poi gli ultimi 3 minuti togliercela. Io dico una cosa, io sono di quelli che praticamente sono contrastato dentro di me, perché c'è una parte che dice andiamo fino alla fine, facciamo i playoff, diamo sostegno fino alla fine, così almeno i giocatori non possono neanche avere l'alibi che nei playoff si sono ritrovati soli senza i tifosi. Io però c'è un'altra parte che capisco invece chi contesta, perché giustamente dopo 3 delusioni, l'ultima, questa qua la più grande,
sinceramente dentro, io dico che il tifoso, quello vero, io parlo del tifoso vero, non quelli che guardano le partite ogni tot tempo, cioè che seguono anche la squadra sempre in trasferta e fanno sacrifici economici, di tempo e tutto, cioè io dico questo, è anche giusto però chi si sente come un tifoso, è come un innamorato, quando ti senti tradito, poi è difficile ritrovare la serenità, tutto di così, dire ma sì, è successo, andiamo avanti. Cioè non so se riesce a capire come la metto io. Certo. Cioè un tifoso quando si sente tradito, ferito, poi è difficile ritrovare la fiducia. Soprattutto questi giocatori ci hanno tradito. Perché io ripeto, come tifoseria noi siamo in Serie B, noi ci siamo andati. Il problema è che i giocatori ci hanno tradito, non ci hanno seguito. E sono giocatori strapagati per la Serie, per la Lega Pro. Hanno un presidente, devono ringraziare, che è un presidente che paga correttamente sempre, e in tante altre società questo non avviene, no? Dunque alla fine io dico una cosa, da una parte questi giocatori si hanno veramente, come si dice, gli attributi e sono veramente uomini, ci tengono veramente ad andare in Serie B, lo devono fare anche da soli, è lì che dimostrano veramente di che pasto sono fatto. Dall'altra parte io dico, a inizio campionato io avevo detto che se quest'anno non andavamo in Serie B, io il prossimo anno non avrei seguito l'Alessandria allo stadio, logicamente sempre forza grigi, assolutamente, e sono coerente con me stesso. Dunque se quest'anno non si va in Serie B, io sarò uno di quelli che il prossimo anno allo stadio non ci va per niente, perché mi sono stufato di fare sacrifici per poi ritrovarmi fregato, ritrovarmi deluso così. Grazie signor Vincenzo. Grazie, grazie Emanuele. Come facciamo a dire che non è vero? Non c'è niente altro come l'amore tra un uomo e una donna, o l'amore tra tifosi di calcio e la propria squadra, che scatena passioni incredibili e che poi naturalmente quando diciamo finisce male o in maniera non corretta può causare delle reazioni davvero, qualche volta in consulta, delle reazioni che non sarebbero giustificate nella logica, in un ragionamento normale, ma proprio perché la passione sfugge a ogni logica, succedono delle cose che dopo non si possono spiegare così freddamente, così tranquillamente. Naturalmente la reazione che hanno avuto molti tifosi dopo la partita è stata eccessiva, ma diciamo non giustificabile, ma comprensibile, non so come dire. Però alla fine, no, dando uno sguardo indietro, c'erano molti tifosi che all'inizio dell'anno dicevano ci illuderanno anche quest'anno, ci porteranno fino all'ultimo minuto e poi invece ci deluderanno clamorosamente. Oggi purtroppo bisogna ammettere che avevano ragione. Quanto la cosa sia stata voluta o non voluta non lo sappiamo. Sicuramente il presidente, sicuramente grande parte della squadra ci ha creduto, ci ha provato in tutte le maniere. Non siamo sicuri che ci abbiano creduto proprio tutti, forse quelli che, che so io, non avevano un contratto già per andare in Serie B e che sapevano di essere venduti, non lo so, può essere successo qualcosa, mi piacerebbe sapere veramente cosa è successo, solo che i tifosi hanno una grande delusione nel cuore per questa passione, che solo una passione può scatenare, dicevo. E adesso vedremo come reagiranno, se per questi playoff riusciranno a fare come Manuel, a continuare a seguire la squadra o no. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno. Allora, io continuerò ad andare a vedere Grigi, che vadano su o no. Per me hanno avuto una ricabla, sono forti, per me possono farcela anche adesso, andare su tranquillamente. Se non ce la fanno il prossimo anno sarò il primo a andare a vedere il Grigi. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, io sono sicuro che i Grigi possono farcela e potevano farcela anche prima. Io non so cos'è mancato, cos'è cambiato, però la squadra record, la squadra Caterpillar che vinceva tutto, che è stata record in Europa e che improvvisamente ha un calo nelle prestazioni, nei risultati, nel numero dei gol segnati, eccetera, eccetera, che ha degli scivoloni così incredibili, non so, sembra veramente che sia stata una regia di qualcuno che ha voluto che fosse così. Probabilmente,
come succede a qualunque livello, ci sono giocatori più o meno motivati, e io non voglio dare la colpa a nessuno in particolare, anche perché questo sarà compito di coloro che dovranno guardare, indagare, pensare su quello che è successo e che sono gli osservatori della Lega, ci diranno se qualcuno da una parte o dall'altra ha avuto degli atteggiamenti, diciamo, che non sono del tutto chiari. Per esempio, la squadra che è Racing Roma, che prima il presidente dice non scendo in campo, poi invece alla fine dice va bene, scendo in campo, tutti nel dubbio, e poi addirittura va in vantaggio. Sembra quasi che sia fatto apposta per farci pensare, no? Che in fondo la partita era regolare. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Rizzato. Buongiorno. Senta, io lascio fare parte delle partite. Sì. Io sono andata al cimitero di Alessandria, non ero capace di andare sulla tomba di mio fratello perché c'è tanta erba, ma tanta erba che ho dovuto fare i passi lunghi perché se no mi bagnavo. Ma non è una vergogna? Ma dov'è, quale cimitero sta dicendo? Città di Alessandria. Città di Alessandria. Cimitero di Alessandria. Ho capito. Capito? Sì, sì, sì. Sono Rizzato. Buongiorno, okay. Grazie. Grazie, grazie. Io non so chi competa, qual è l'assessore competente, però ovviamente chiederemo. È anche vero che in questo periodo la vegetazione è rigogliosa in maniera quasi incontrollabile, però giustamente una lamentela di questo genere o le condizioni di, che so io, la cura, diciamo, di queste cose deve essere superiore sicuramente. Vedremo, sentiremo. Pronto? Buongiorno, signor Dede. Buongiorno. Mi sente bene? Devo alzare, abbassare il volume? No, va bene così. Ecco, senta, sarò breve. Sì. Come sempre. Allora, ieri in una trasmissione televisiva, in uno studio, si parlava di vitalizio. Ospite, un avvocato con più di 30 anni di professione, avendo uno studio privato. Ebbene. Sì. Mi stia a sentire, signor Vinci. Con dichiarazioni sue non riportate, quindi vere, faccio fatica a essere tranquilla, dichiarava che con 2 settimane svolte in Parlamento percepiva un vitalizio netto mensile di 2.200 euro. Per lui era tutto normale perché la legge glielo consente, glielo permetteva. Quindi, per me è una legge truffaldina, disonesta nei confronti di milioni di persone che per andare in pensione devono fare 40 anni di lavoro. Viviamo una crisi di lavoro enorme, fabbriche che chiudono, mancanza di lavoro, difficoltà di andare avanti. Cosa dobbiamo fare, signor Vinci? Prendere i bastoni e scendere tutti in piazza? Mi sembrerà eccessivo? Io potrei anche non dire queste cose perché la pensione ce l'ho, ma non è che dopo di me il mondo è finito. Scusi se sono un po' arrabbiata, però queste cose sentirle proprio in televisione, non so, no, come faccia la gente andare avanti e avere pazienza, perché ce la stanno proprio togliendo tutta. Grazie, signor Vinci, grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Il problema è che non, più che prendere il bastone e andare in piazza, bisognerebbe esprimersi con il voto e cercare chi forse è meno peggio. Stavo leggendo le statistiche sulle elezioni francesi, no? Macron ha vinto con una bella percentuale, ha vinto il 65% contro il 35% della Le Pen, ma è stato il 65% che rappresenta comunque una minoranza, perché su 100 persone, 25 non si sono presentate a votare. Di quelle 75 che sono andate a votare, il 12% non ha votato, ha votato a scheda bianca. Quindi diciamo che la percentuale più alta, messi insieme, dei votanti non, o di coloro che non hanno espresso un voto, rappresenta la maggioranza della Francia, perché soltanto una percentuale più piccola è stata divisa al 65% e al 35%, e questo 65 vincente comunque rappresenta non più, credo, del 45%
dell'elettorato francese. Quindi alla fine la Francia la governa solo, ha deciso che governerà solo il 45% dei francesi, il 55% non è d'accordo con... Però questo è il sistema elettorale. Allora basterebbe, come abbiamo detto più volte, che quel 25% prendesse parte. Il problema è che magari non trova il candidato giusto. Voi pensateci bene, che so io, pensateci bene. Però l'esercizio del non votare sta continuando a lasciare le cose così come sono. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno signor Vinci, sono il dottore d'Alessandria. Sì, buongiorno. Senta, io vorrei fare una considerazione molto semplice sul calcio. Allora, io sono un tifoso anch'io, però sono soprattutto anche un lavoratore. Sì. Vorrei fare una domanda a queste persone che telefonando esprimono questi grossi e grandi pensieri, il concetto per il calcio. Che effetto fa a questa gente leggere sui giornali, come ho letto stamattina io, conti all'Inter per 15 milioni di euro? Io vorrei che mi piacerebbe che le persone mi rispondessero a una domanda di questo tipo: 15 milioni di euro, ma è il caso di interessarsi così tanto al calcio, di credere in un sistema così, non so neanche come definirlo, quando noi da lavoratori non li guadagneremo mai 15 milioni di euro, neanche in sette vite. Ma neanche sette vite probabilmente, no. Quindi noi stiamo lì a parlare dei grigi, della Juventus, del Torino, dei complotti, ma ad un certo punto, signor Vinci, ma chi se ne frega, che se vadano in via, se ci vogliono andare ci vadano, altrimenti si è tifosi, giusto, nel senso, se vincono bene, ma se perdono chi importa? Qui si parla di milioni come se fossero noccioline, noi che siamo semplici lavoratori, mi piacerebbe che questo la gente lo capisse, non stesse lì a pensare al sistema calcio come se fosse l'unica cosa che conta. E poi in chiusura, se me lo permette, signor Vinci, vorrei salutare un mio carissimo amico Massimo, al quale dovevo un saluto. Grazie tante, salve. Grazie a lei, grazie a lei. In effetti, davanti al problema più grande delle condizioni di vita che abbiamo in Italia, ce n'è uno che non, per quanto possa essere appassionante, non può diciamo essere paragonato. Ma in più l'aggravante è proprio che siccome vengono sostenute con grande passione, con grande sincerità, con grande onestà, da un sacco di gente e guadagnano anche un sacco di soldi, pensare che ci sia qualche cosa che non va in quell'ambiente o pensare che ci sia anche una mancanza di impegno diventa veramente poco giustificabile. Quindi, parlando ai super tifosi che seguono sempre la squadra in qualunque momento, si comprende la reazione della la ribellione nel caso in cui la squadra perde, nel caso in cui la squadra non va bene, ma loro devono anche comprendere coloro che si sono disaffezionati al calcio o verso il calcio, verso magari non solo la squadra locale ma le squadre di qualunque genere, proprio per avere un problema molto più grave, quello di pensare a come arrivare a fine mese. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ha fatto un'analisi perfetta per le votazioni francese. Bene, grazie. Ma noi italiani abbiamo dovuto riprendere un Presidente della Repubblica e l'abbiamo tenuto 2 anni ancora. In Francia in 15 giorni hanno fatto il Presidente della Repubblica. In Italia sì. Non è così. Sì, sì. In Italia, cioè in Francia hanno fatto il presidente, adesso ci saranno le altre elezioni per le elezioni legislative. Sì, sì. È una cosa contraria alla nostra. Noi eleggiamo gli onorevoli che poi eleggono il presidente, là si esprimono per il presidente e poi gli fanno un Parlamento che controbilancia tutto, un po' come negli Stati Uniti, no? Forse sarebbe questa la cosa migliore, che noi potessimo dire la nostra. E in 15 giorni. In 15 sì. giorni hanno eletto il Presidente della Repubblica. Certo. In 15 giorni. In Italia si è dovuto riprendere il Presidente Napoletano e l'abbiamo tenuto 2 anni in più. Ma è una cosa normale? No. Secondo me non è normale. Non è normale. La ringrazio per la telefonata e per la riflessione. Adesso aspettiamo anche altri commenti. Però a me è capitato in questi giorni di discutere, ho molti amici, no, che sono avvocati
E molte volte si discute, ovviamente si discute più di queste cose che di calcio, è veramente. Però quello che mi fa impazzire è che c'è un modo di pensare di un sacco di persone che è limitato al... si riferisce alle leggi che hanno fatto in Parlamento, alle leggi che hanno stabilito i nostri legislatori. Allora quando si parla si dice... ma la legge dice, la legge ha detto diminuite gli incidenti, quindi state attenti a chi va più veloce, quindi affinate i mezzi, adesso abbiamo il telelaser che a 1200 metri vede già se uno sta andando più veloce, però la legge dice, la legge europea è stata quella di diminuire gli incidenti, allora dobbiamo però fare in modo che ci siano i taxi, che ci siano gli autobus. Ieri mattina mi ha telefonato una telespettatrice che doveva muoversi in autobus, non era neanche una bellissima giornata, e doveva prendere l'autobus a mezzogiorno in stazione. Bene, ha guardato su internet, c'era l'orario dell'autobus a mezzogiorno, è andata lì, ha anche telefonato all'azienda dei trasporti per chiedergli se l'autobus era in arrivo, perché ha visto che sul cartellino lì nel palo davanti alla stazione c'era scritto che invece l'ultimo autobus era alle 11:30. Allora ha telefonato e gli hanno risposto: no, ma se c'è scritto su internet che passa a mezzogiorno, lei aspetti. Ha aspettato, sono passati altri 20 minuti dopo mezzogiorno, naturalmente l'autobus non è passato. Ha richiamato e quello gli ha detto: ma si vede che allora dobbiamo correggere su internet. Sì, ma la cosa scandalosa è che io non posso prendere l'autobus da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Cioè, voglio dire, capisco, se non dobbiamo più lavorare la domenica, lo capisco, se non dobbiamo più lavorare, che l'azienda sia in crisi. Ma speriamo che questa nuova proprietà dell'azienda dei trasporti pensi che è un servizio pubblico che deve fare e che debba liberare il cittadino, debba farlo, renderlo libero al punto da potersi spostare da un quartiere all'altro in qualunque giorno della settimana e aspettando qualcosa, un periodo, un lasso di tempo decente, quindi mezz'ora, 20 minuti, non 3 ore, anzi 3 ore e mezza. E questo succede per molte altre cose, succede per quasi tutto. Se noi facciamo riferimento solo a quello che ha stabilito il legislatore, non lo mettiamo mai in dubbio e non cerchiamo di cambiarlo, allora saremo inquadrati e questo non è da menti libere. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Tortona. Prego. Una bella cosa, arriva il Giro d'Italia a Tortona. Ebbene. Una bella cosa di Tortona, poi non c'è più niente di bello. Ti sentire, io ho bisogno di un piacere. Manuel, se promette, se sa il numero del giornalista Crudeli. Del giornalista Crudeli? Sì, perché io ho chiamato già 2 volte a Milano la vostra redazione. Sì. E mi hanno preso un po' per i fondelli. Perché? Perché mi ha detto: guardi, io adesso non c'è, ma se chiama stasera alle 6 lo trova. Era di venerdì. Chiamo, ho detto non voglio disturbare in continuazione, ho chiamato e mi dice: qui gli uffici sono chiusi. Allora, o mi diceva subito non viene qua, io penso l'educazione, perché i soldi del telefono costano. Ma capito, signor Vincenzo? Certo, ho capito, è quello che stavo dicendo io. Ecco, quella è maleducazione, poi basta, chiuso. Visto che Manuel, ogni tanto lo sento in linea diretta lì a Milano con questi, se sa il numero di Crudeli. Ho proprio bisogno di parlare con qualcuno. Guardi, io attualmente, in questo momento non ce l'ho, però le prometto che se lei mi chiama oggi pomeriggio, dopo le 16, diciamo... Sempre in quel numero lì? Sempre, no, mi chiami in redazione, 0131 23 60 74. Ecco, 23 60 74. Ecco, mi chiami lì e cercheremo di metterla in comunicazione. Con Crudeli. Ho bisogno di parlare, ma non per lei. Proprio con lui per una cosa importante.
Ok, perfettamente. Grazie, eh. Grazie, grazie. E parlate un po' di Tortona, anche se siete disastrata. No, no, ma noi parliamo di Tortona, però voi chiamateci, no? Va bene. Okay. Grazie, grazie, grazie per l'attenzione. Va bene, penso che siamo arrivati al termine, quindi non abbiamo più tempo. Interrompiamoci qua, freddamente, nettamente. Vi lascio il telegiornale, ci rivediamo domani. Buona giornata.